Abbiamo Spatalo per caso? Abbiamo Spatalo? No, però io ti devo far sentire una cosa, David. Ti devo far sentire una cosa che ti farà impazzire. Sentiamolo, prima di Spatalo. Sentiamolo. Beh, Raffaella Regoli, le nuove imprese di Raffaella Regoli. Aspetta, volta? Ci Dove sono due aspetti. La prima, oggi inizia il Bilderberg. Senti, ma non sappiamo l'albergo. Non sappiamo l'albergo. Che cazzo dove sei? Senti, vai, vai, regia. Oggi giovedì 30 maggio 2024 parte il Bilderberg, proprio così. Loro hanno tenuto fino all'ultimo, cioè ancora adesso, sul sito del Bilderberg non c'è né il luogo né l'albergo di dove si riuniscono in questo weekend, cioè da oggi fino a domenica. A me spiace molto non essere lì perché mi trovo, lo vedete, in una stanza d'albergo, sto per andare all'assemblea dell'OMS a Ginevra. Questo luogo noi lo sappiamo grazie a uno scrittore e storico che lo segue da anni, amico Giorgio Bombassei, scrittore, non sarà parente di Bombassei, credo. No, però scusami, io voglio dire una cosa: perché i signori del Bilderberg dovrebbero segnalare dentro il sito l'albergo per farsi rompere i coglioni da Raffaella Regoli? No, da una che poi arriva, io vorrei anche informare, pagata da Mediaset, spende dei soldini per fare quei viaggi a lei, all'operatore, eccetera. Sì, sì. Vanno in queste località, in genere sono località meravigliose, gli alberghi sono stupendi, dove vanno quelle. Vanno lì per un giorno per riprendere lei che cerca di arrivare all'albergo e che dice, fa la gheghina, non mi fanno entrare. Ma non ti fanno entrare, figlia mia, perché non sei invitata? Cioè, se vai in un posto dove c'è un convegno a porte chiuse, non è la 'ndrangheta, non è la camorra, sennò sarebbe intervenuta la polizia. In questo caso, siccome penso che sia in Francia, non so se sia in Francia o in Germania, credo a Madrid che lo fanno quest'anno, credo. Benissimo, va in Spagna, a Madrid, ottimo, è a Madrid, ottimo. Sarà circondato, l'albergo è circondato? No, semplicemente gli ospiti, per tutelare anche la loro privacy, che non devono rendere conto alla, come si chiama, fuori dal coro. Via, sono in albergo a 5 stelle a discutere con delle persone per bene. Via, fuori dai coglioni, non fuori dal coro. Non mi devi rompere le balle, inseguirmi col microfono per dire: e allora che cosa fate? Cosa facciamo? Discutiamo. Allora siete dei criminali o siete no? I padroni del mondo. No, non siamo i padroni del mondo, siamo persone che hanno delle responsabilità e che discutono. Il build, discutono. Ma voi si è governato il mondo, non lo volete ma dire? Ma non governiamo un cazzo. Senti ancora. Quindi si riuniranno proprio qui, in questo fortino, in questo bunker a Madrid. Si chiama l'Eurostar Suite Mira Sierra. Ma perché bunker? È bellissimo. Di lusso 5 stelle, lo vedete da fuori. Non è un bunker, è un albergo a 5 stelle. E allora mi viene da dire una cosa con soddisfazione. Che cosa? Dimmi. Quest'anno non hanno messo né ancora la lista dei partecipanti, spero che la metteranno tra un po'. Che te ne frega te? Che stanno vedendo chi arriva non hanno messo nemmeno la location. E allora, signori miei, questo vuol dire che noi un po' di fastidio l'anno scorso gli abbiamo dato. Non è neanche un gran segreto. Mi dispiace poter andare lì. Spero che altri colleghi vadano. Comunque Giorgio ci terrà informati. Voglio conoscere Giorgio Bombassei. Ma perché bisogna rompere le scatole a questi qua? Non ho capito. Va benissimo rompere le scatole, però lei pensa che siccome l'anno scorso è andata lì a rompere il cazzo, quest'anno loro abbiano tenuto segreto, che posso non è segreto, dirti, è un albergo a 5 rispetto, ma ti posso dire con tutto il rispetto, io non credo che le persone che saranno lì al Bilderberg diranno there is Regoli outside the hotel, it's dangerous. Ma ragazzi, dai, ma per piacere. Peraltro uno dei membri del Bilderberg è anche di Mediaset, tra l'altro, adesso non vorrei dare questo sarebbe clamoroso. Un autorevole signore di Mediaset era nel board di Bilderberg. Adesso non voglio entrare nello specifico, però sarebbe allora Alessandro Orsini, caro Giuseppe Cruciani, premesso che ti voglio bene, pur commiserandoti, non ho capito perché a Radio 24 dobbiate sempre insultarmi in maniera così violenta con tutte queste parolacce volgarissime. Mi dite addirittura testa di C e vai a fare inci. No, ma siete impazziti? No. Quella cosa che hai detto, solo su quella professore, solo tesoro, su quella cosa. Non ti arrabbiare. Quella cosa che avevi detto, mi hai fatto un po' fumare i coglioni e mi sono permesso, ma ti chiedo scusa se ti sei offeso, perché tu sei un professore. Ho scoperto che i tuoi libri, professore, sono tradotti in Australia. Sì, questo l'abbiamo già detto. Ragazzi, sì.
ma ripetiamolo ancora, il suo trattato di sociologia, più di 500 pagine, sì, è tradotto in Australia. Poi ha scritto una cosa molto lunga, aspetta. Una cosa molto lunga in cui poi mi invita a leggere il suo ultimo libro sul terrorismo di Stato di Israele. A me non mi cita neanche, mi considera giusto. Caro Cruciani, vorrei chiederti gentilmente di leggere il mio ultimo, sai che lo leggerò forse qui in diretta, l'ultimo libro sul terrorismo di Stato di Israele, perché non posso perdere il mio tempo a farti lezioni private e a spiegarti cose che dovresti studiare da solo. Ha fatto la marchetta al libro, quindi. Sì, sostanzialmente fa la marchetta al libro. Automarchetta. Vittorio da Roma, poi ti presento Grimalda, Vittorio da Roma, vai. Vittorio, dimmi.